Non sono io che dovevo spiegarvi che chiaramente l'HBG in questo gioco è ridicola. E farci un God 7 in realtà è anche overkill. In questo video, in realtà, vi mostrerò non solo il God 7, ma vi mostrerò anche l'ultimo set Shield HBG, che non è un God 7, nel senso non vi rende mortali. Finirò quasi nel senso che con lo scudo è già ridicolarmente forte l'HBG, onestamente, quindi. Ovviamente tratteremo entrambi i set, sono tutti fisici, quindi sono un totale di 5 set, di cui 4 sono per Normal, Pierce, Spread e Shrapnel, ok? Senza scudo, quindi classica HBG, in modo tipo come dovrebbe essere l'arma. E poi alla fine, ma non ve lo farò vedere in caccia perché onestamente l'ho mostrato anche fin troppe volte che Shield HBG è ridicolo, ok, in questo gioco. E vi farò vedere il set Shield HBG, che non è un God set, ma è veramente ridicolo comunque. E non c'è nemmeno troppo da dire, cioè, onestamente, è troppo forte. E poi è una di quelle cose che dico è probabilmente nel mio troppo forte standard di cose, onestamente. Quindi, is what it is. Ma non sono qui a giudicare il tuning di Capcom in questo momento. Quindi, parliamo, andiamo a vedere i set. Inizierò dai set quelli. Dai God set, ok? In realtà sono simili a quelli di LBG, perché in realtà la base appunto è la stessa, non è che possiamo variare più di tanto, cambiano veramente solamente due dettagli. Abbiamo Delirante 2, 4-1-1 sempre con il nostro set, e abbiamo le armi aumentate in mente e corpo, Cuor di Drago, ancora una volta, Mantello Polveroso, Sete di Sangue e Mantello Polveroso di nuovo. Qui potete sostituire Cuor di Drago con qualsiasi cosa voi vogliate, ancora una volta, ve l'ho già dimostrato al video dell'LBG. Cuor di Drago, considerando che i Pierce non curano veramente di tanto, è utile perché quando il Delirante vi droppa sotto il 50% degli HP, o 30, mi pare, non ricordo quant'era, no, sotto il 50, sì, ok, e vi si applica Cuor di Drago e vi rimuove tutti gli altri Blight elementali, tra cui il Fire Blight e altre cose del genere, e vi può salvare la vita. Ma potete sostituirlo con veramente ciò che vi pare, raga, letteralmente. E tutte le balestre saranno questa qua, tranne per la Shrapnel, cioè per Normal, Spread e Pierce sarà uguale, tranne per Shrapnel. Per Shrapnel ce ne abbiamo un'altra con un set analogo, ecco, perché la balestra di Chaotic Magala è veramente troppo forte. Il livello di danni e il fatto che potete non investire in affinità è veramente troppo troppo importante. Chiaramente anche questo, super sinergistico, rompete le parti super rapidamente, utilissimo, il tutto con balestra è facilissimo rompere le parti perché potete mirarle. E poi iniziate a rigenerarvi e tutto il jazz. Chiaramente questo contro i mostri endgame è utilissimo perché per parte afflitta rotta avete il 40% di chance di ottenere un pezzo afflitto in più ed è la ragione per cui giochiamo l'endgame di Sunbreak, insomma. Gioielli abbiamo cartucceria, chiaramente, poi abbiamo tutta la ricarica al massimo, in questo caso bonus normali, sanguinario attacco, 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 intrepido, cartucceria di nuovo. Bonus critico, abbiamo mirino, schivata estesa e rinculo 1, e ancora una volta bonus normali che poi verrà sostituito da Pierce Spread e rinculo. Argomentazione subito, Spike perché non c'è salva munizioni, questa cosa qua l'ho discusso anche precedentemente, volendo potete giocarla raga, non serve che io vi obblighi a non usare risparmio munizioni, potete togliere cartucceria appunto e mettere risparmio munizioni. Perché utilizzo risparmio cartucceria e non risparmio munizioni? Per consistency. Per consistency, per essere sicuro che posso sparare X proiettili di fila e quindi appunto fare i lock al mostro se mi servono, con proiettili tipo i paralisi, esplosivi e tutto il resto. E perché abbiamo la Siege. Quando io entro in Siege Mode, tutti i proiettili mi vengono ricaricati comunque, non quelli lì nelle munizioni normali, ma la Siege spara sempre lo stesso numero di proiettili e quindi veramente non serve. Potete farlo? Sì. Potete sostituirlo? Sì. È valido sostituirlo? Sì, ma non è fondamentale, ok? Diciamo che dipende anche dal mostro che state affrontando e se siete in solo o in multi. Ad esempio, in multi, contare i proiettili importa meno se non andate in ame, e quindi forse a quel punto, se dovete carryare, è meglio salva munizioni. Arguably, però, ok? Probabilmente io in questa caccia nello specifico, che è contro un'investigazione speciale in solo, anziché cartucceria, potrei usare risparmio munizioni solamente perché non voglio restoccare, ok? Ed è possibile che io finisca i proiettili livello 3 sparando. Soprattutto se usi Pierce, ne spari veramente tanti. Non è veramente un problema con i normal e con gli spread, più con i Pierce. Però appunto, io di solito gioco cartucceria per consistency. Ma
togliere queste decorazioni, quindi questa qua e giocare salva munizioni, va benissimo, nel senso è veramente una scelta vostra. Per quanto riguarda gli altri set, sono molto simili in realtà, questo è quello norm, vedete il pierce è identico ma abbiamo bonus perforanti, e anche spread identico ma abbiamo bonus ventaglio, non quello, non cambia niente. Ora, per Shrapnel, in realtà la base del set è identica, come state vedendo, su quello non è cambiata, ma abbiamo la differenza di utilizzare le decorazioni un pochino diverse. Vedete che abbiamo... Ma in realtà no, non le avevo nemmeno variate più di tanto. Mi sto ricorreggendo in questo momento. No, in realtà no, non le ho variate alla fine più di tanto perché non serviva. Semplicemente dovete stare più attenti perché starete... a una distanza del mostro abbastanza pericolosa, chiaramente. Questo vale per gli spread, per gli shrapnel in generale. E la balestra non è quella di Gothic Magala, ma è questa qua. Sì, perché alla fine avevo deciso di droppare alcuni livelli, di permettere occhio critico. Ok, sì, questo è quello che avevo fatto. Però oltre questo non c'era tanta differenza. Quindi ho detto, ok, mettiamo un po' più di occhio critico comunque. Con sete di sangue raggiungiamo comunque un livello di affinità che mi interessa, ma per il resto è identico. Sempre con bonus ventaglio, chiaramente, perché i shrapnel sono potenziali da bonus ventaglio. Il set molto diverso, in realtà, è quello degli di Shield HBG. Qui abbiamo la dispersione d'argento, che è quella, la balestra di Malzeno primordiale, con lo scudo. Il talismano è cotta di fuoco infernale 3, lo so, ragazzi, 4-1-1. Onestamente questo non è manco core, nel senso che se avete tipo livello 2, magari mixato con qualcos'altro, va bene uguale. Potete trovare definitivamente talismani migliori di questo. E il set è molto diverso, chiaramente, perché non è un god set. Abbiamo Orna Kaiser, qua ha aumentato in perforante. Iram Kushala Risorto ha aumentato in tiro riserva, sì, esatto. Poi abbiamo il parabraccia di Valstrax Epoca in occhio critico. La Spira Prudenza in perforante e gli skin di Vasta Sepo in perforante. Un set ultra custom. Nel senso, veramente, se volete fare questo set qua, dovete fare probabilmente gli augment solo per questo set. Lo so, vi state già sentendo male, però è l'unico modo. E questo set è stupido. Adesso vi faccio vedere anche le decorazioni, è stupido. Abbiamo attacco, guardia alata, occhio critico, blocco, perché dovete giocare blocco al massimo e guardia alata al massimo in questo set. Lamina anche, perché ci serve sempre per migliorare ulteriormente il livello di guardia, e un punto in guardia perfetta. Vedete che in realtà non è che c'è manco troppa roba d'attacco, semplicemente, raga, non importa avere roba d'attacco, cioè, nel senso, è troppo ridicolo comunque, fa troppo danno, fa troppo male, picchia, che è una roba senza senso. E allo scudo, chiaramente, che viene del mortale. In questo caso, appunto, avete tiro riserva cappato anche. Perché in realtà non andrete molto spesso in siege. In questo set vi sorprenderà, ma andrete molto meno in siege di quello che voi possiate pensare. Perché questo set ha 7 pip perforanti nel caricatore già di per sé. E 9 livello 2, oltretutto. Questo è il set che usualmente io utilizzo se non voglio giocare un gold set. Arguably fa anche più male, ma è meno safe. Perché dovete puntare bene lo scudo. Se non puntate bene lo scudo, incassate danni. E succede quello che succede. Bini. Ora andiamo a fare una caccia, ma non con il set scudo. Perché, ripeto, raga, onestamente l'ho mostrato fin troppe volte. Andiamo a fare con un set vero. Ok, col set quello normale. Ok. Anche qua mangiamo per super guarigione, indole di seconda, sempre per i danni, e medico di terza. E la missione che andiamo a fare oggi per investigazione speciale è il Fleeming Spins. Eccolo qua. Ci portiamo dietro Lushika e Noah. Let's go. Vedete che è da un botto che non gioco l'HBG d'oggetto. È la ragione per cui giochiamo il trutto d'evasione estesa, perché sennò è un casino. Guardalo lì il Fleeming Spins. Facciamo così, andiamo a recuperarci. Allora, per farlo, sì, ok. Stavo controllando di aver messo il set giusto. Gli oggetti. Il Fleming Spinza l'ho scelto perché in realtà è parecchio cattivo contro l'HBG.
Perché tutti i mostri che ti chargeano addosso, chiaramente, che ti chiudono le distanze, spesso sono abbastanza il male contro HBG. Con la sorpresa di nessuno, chiaramente, perché ovviamente, nel senso, voi preferireste stare dalla distanza nel chill, ma ovviamente non è così. Con tutti i suoi set, in realtà, volendo poter giocare anche resistenza stordimento e tirare le, iniziare a tirare spallate, anche questa è una roba valida, in realtà. Così, facciamo così. Io faccio anche così, lo ammorbidiamo immediatamente. Eccolo là. Quando orco d'inci subito proprio. Via. Ah. Ah! E questo si fa capire perché, perché giocare God Set con questo tipo di schema qua è molto importante. Oh no, sono stunnatissimo. Mi spinza. Guarda che maledetto! Guardalo! Morto. No. Aiuto! Maledetto Spinza! Non te la caverai così facilmente, Spinza, mi dispiace. Non mi arrendo così. Mamma mia, lo sniper lo chiamano. Non mi arrenderò così facilmente, Spinza. Ah, te non interessa. Dai che ce la faccio! Ce l'ho fatta! Mi sono rigenerato, ho gridato a un livello impossibile! E vedete, diventa molto più facile quando rompo le parti, ragazzi, sta qua ancora. È come quell'altra. Opening, ho l'opening per switchare senza morire. Contra-attack subito. Boom! Mamma mia i danni. Ti prego. Ok. Via! Mamma, guarda che maledetto! Guarda non! Guarda quanto drifta! The drifting Spinas! Questo va bene, no? Perché mi ha messo il blue blight. Non mi ha messo il blue blight con questa? Penso di sì. Oh, meglio. Ok, iniziamo a ragionare. Adesso posso iniziare a riprendere un po' d'HP indietro. Troia. Soprattutto non buono, perché... Qui partirò un po' meglio, perché poi ovviamente la testa, eccetera, influenzano parecchio. Con i vari tick di healing... cambiare. Mamma mia, la fight è sempre iper intensa contro i spins, maledetto. Però se io ripeto, come tutti quanti il resto di sti set, la parte più difficile in realtà della caccia è proprio l'inizio, perché una volta che poi inizi a rompere le parti, si attiva il risveglio di sangue, inizia a far più male. I curi dei danni che fai. È l'inizio. L'inizio è un po' più tosto. Specialmente contro mostri del genere, tipo Spinas, che ti saltano addosso. Però piuttosto vuol dire semplicemente che perdi un po' di tempo. Perché, come avete visto, la verità è che non può veramente uccidermi ancora una volta. Cioè, sì, ma.
Sì, ma con mille caveat, chiaramente, no? Ricordo che infatti avevo messo questa qua apposta anche per riprovare per riposizionarmi e per l'Hyper Armor. Buono. Ulteriore parte rotta, testa. E ok, adesso dovrei essere semi immortale, finalmente. La paralisina. Ali anche. E vabbè, adesso inizia a regenerare di brutto. Ah, non ha preso me. Non può se ti prende di tutto. Bomba. Oh! Ho mirato male? Dai, bad. Accetto. È caduto con l'esplosione del... della cosa di... di Intrepidart. Guarda quanto mi cura adesso. Capito quello che intendo dire? E a questo punto, posso power tradare, iniziare a power tradare di brutto. Perché adesso non importa se ha fritto o no, se mi ha colpito o no, ma adesso lui prende danno, punto. Oltretutto posso entrare in siege e curarmi. Che oltretutto in realtà mi tornerebbe pure più comodo che rimanesse in rage per via delle zone più alte. Mentre così chiaramente mi curo di meno perché... è più resistente in questo stato. Ecco, se avessi una balestra ibrida tipo con dei proiettili ghiaccio o acqua contro di lui. Acqua erano contro di lui. Questo sarebbe il momento migliore per usarli, perché chiaramente lui è più resistente, quindi vado di elemento. Oddio, non la bombi lì. Eccoci qua. God set di HBG. Ridicolo come al solito. Un po' più scarso all'inizio, ovviamente. Ma ridicolo comunque. Cioè, la consistency che hai dopo che inizi a rompere le parti è senza senso. Perché a quel punto sei a distanza. E poi il fatto che c'è spaccone è utilissimo. Perché tu lo rompi subito. Cioè, lo puoi rompere tutto facilmente. Cioè, poi... fare consistentemente break run, che è una roba che quando devi farmare gli afflitti è divina, ed è la ragione per cui HBG è anche la mia arma più utilizzata nell'endgame di Sunbreak in generale, perché quando devo farmare andavo di HBG, perché potevo rompere tutte le parti sempre, perché sei super safe, perché sei dalla distanza, perché funziona contro tutto bene, per infinite ragioni. E non parlo manco dei godset, ma questi qua l'ho montati da poco, ma... parlo proprio anche di HBG con lo scudo generica, ok? Quindi questo era per questo video, ragazzi, e quindi io vi ringrazio ancora una volta di averlo visto. Da Spike è tutto, e penso che noi ci vediamo alla prossima. Mamma mia, gli zen! Tanto li finisco. Ho fatto zen minimi e massimi un quantitativo di volte allucinante durante il corso di tutta questa storia, afflitti, vari set dei vari TU. Mamma mia.